stato un momento di altissimo livello culturale quello che Bedonia ha vissuto domenica sera grazie al concerto che il maestro Matteo Fedeli ha tenuto suonando uno Stradivari. Si preannuncia un consiglio comunale caldo, quello in programma per le 21 di questa sera a Compiano, tra i punti in discussione i danni provocati dall'alluvione dello scorso 11 ottobre. Accogliere le sfide e costruire le soluzioni, il tema del seminario organizzato a Palazzo Tardiani dall'azienda USL dove si sono affrontati i temi legati all'adolescenza. Maestro Giorgio Gaslini, mancato l'estate scorsa, è stato ricordato dal Pio Istituto Manara con un memorial nel quale si sono ricordati i grandi successi musicali e momenti della sua vita. Sarà assegnato venerdì a Berceto il 5° premio Luigi Malerba di narrativa e sceneggiatura. Oggi a Roma si è tenuta la cerimonia di proclamazione presso il Ministero per i Beni Culturali. La Biblioteca Manara di Borgotaro organizza un pomeriggio per tutti i bambini in occasione della festa di Halloween. L'appuntamento è per venerdì 31 dalle 16 alle 18. Una buona serata ai nostri telespettatori e ben ritrovati all'informazione locale. È stato un momento di altissimo livello culturale quello che si è tenuto domenica sera a Bedonia presso la chiesa di Sant'Antonino. Il maestro Matteo Fedeli ha davvero incantato tutti con uno straordinario Stradivari. Momento di altissimo livello culturale per Bedonia e per tutta la Valtaro. Il violino Stradivari del maestro Matteo Fedeli, accompagnato al pianoforte dal maestro Andrea Carcano, ha letteralmente incantato il numeroso pubblico in una serata dalla duplice finalità: la commemorazione di Monsignor Bruno Bertagna e la raccolta di fondi per curare la rarissima malattia del piccolo Thomas Brigati. Una serata resa possibile grazie all'impegno di Enrica Valla, bedoniese residente a Parma, che appassionata di musica è riuscita a concretizzare questo evento. Ho avuto modo di conoscere il maestro Fedeli, l'ho apprezzato tantissimo, si è creato un ottimo rapporto e ovviamente quando gli dico Matteo c'è un evento importante, specialmente se c'è della beneficenza, lui arriva. Io ho avuto modo di organizzare per lui il concerto nel Duomo di Parma, nel Duomo di Modena, è stato soddisfatto dell'organizzazione e questa volta gli ho detto il paesino è un po' più piccolo, però è interessante anche perché è il mio paese, io puntavo a portarlo qua prima o poi e l'occasione è venuta con questa giornata per Monsignor Bertagna e con questa raccolta di beneficenza. Il maestro Fedeli è sempre molto sensibile ad argomenti di solidarietà, anche perché dice sempre che lui ha avuto una grande fortuna e che deve in qualche modo ridarla e il modo con cui lo può fare è con la sua musica, con la sua magia e ben venga se ci sono situazioni di beneficenza, di solidarietà alle quali contribuire. Ne è scaturito un concerto in cui ancora una volta il duo violino-pianoforte ha dimostrato di essere una coppiata vincente. Effettivamente sì, credo anch'io che sia il duo strumentale per eccellenza, a parte l'ampiezza del repertorio, ma proprio come caratteristiche timbriche degli strumenti, si legano particolarmente bene. Legato
legame reso ancora più intenso a Bedonia dalla presenza di un violino d'eccezione, facente parte della produzione del celeberrimo liutaio cremonese Antonio Stradivari, della quale esistono ancora in tutto il mondo una cinquantina di esemplari di valore inestimabile. E lo Stradivari tira fuori tutta una serie di aspetti della personalità dell'artista e soprattutto è in grado di trasformare le note musicali, quindi riesce a dare un messaggio, a far vivere soprattutto un'emozione al pubblico. Quindi è uno strumento veramente che è in grado di parlare un linguaggio diverso, arriva oltre ogni logica, è uno Stradivari che arriva direttamente al cuore delle persone. I violini si sono costruiti prima di Stradivari, si sono costruiti dopo Stradivari, però il livello di Stradivari nessuno è mai riuscito a raggiungerlo, come mai? Beh, lì c'è evidentemente un'alchimia particolare, la grande abilità del liutaio, la scelta che ha fatto dei legni, il tipo di lavorazione, la vernice che ha messo sui suoi violini, diciamo che è stato un po' un connubio tra il design e la funzionalità, quindi strumenti eccezionalmente belli, in grado però di emettere un suono molto importante, molto profondo, cristallino, da riempire spazi e cubature molto grandi, quindi un connubio unico. Un connubio che, unito all'accompagnamento del pianoforte, permette di eseguire, come è avvenuto a Bedonia, una vasta gamma di repertorio spaziando tra autori molto diversi fra loro. La formula è questa, intanto per dimostrare le grandi possibilità dei due strumenti nel corso di tutta la storia del repertorio musicale, e poi perché anche credo che sia più facile per il pubblico a 360 gradi seguire un tipo di proposta così diversificata. Un pubblico, quello accorso presso la chiesa di Sant'Antonino a Bedonia, che ha avuto la possibilità di assistere ad un evento difficilmente ripetibile. Sarà molto difficile avere una serata di questo genere in un futuro prossimo sicuramente, però è veramente ti accorgi che le parole a volte non servono, perché il violino e il pianoforte hanno veramente parlato, cantato, sussurrato. È stata un'emozione, io non penso mai sentito un concerto dove c'era un tale silenzio, ma un silenzio di attenzione, di partecipazione, la gente proprio tratteneva il fiato per non perdere una nota, per non perdere un'emozione. C'è un consiglio comunale di Compiano, quello in programma tra poco alle ore 21, decisamente caldo, perché all'ordine del giorno ci sono anche due punti dedicati ai danni provocati da allagamento ad attività commerciali avvenuta in data 11 ottobre in località La Villa. Ci sarà la deliberazione da parte del consiglio comunale su azioni che l'amministrazione comunale dovrà adottare, e su questo tema ci sarà anche una risposta di interrogazione della minoranza riguardo proprio ai danni procurati in località Villa presso l'attività commerciale Camisa. Poi ci sarà la modifica di scadenza della seconda rata a saldo del versamento della Tari per l'anno 2014. La crisi, i servizi agli anziani in un distretto di montagna, presentazione di un'indagine dello SPI sulla non autosufficienza. Un appuntamento organizzato per domani alle 9.30 presso il Museo delle Mura in Piazza Farnese a Borgo Taro. Numerosi relatori che interverranno, vi segnalo Paolo Spagnoli della CGL di zona Fornovo Borgo Taro che introdurrà con i saluti, poi ci sarà Roberto Ventura, responsabile Dipartimento Welfare SPI CGL di Parma, Diego Rossi, presidente del Comitato del Distretto
Valtaro Valceno, Costanza Ceda, presidente dell'ASPE Rossi Sidoli, Giuseppina Frattini, direttore del distretto Ausle Valli Taro e Ceno. Le conclusioni saranno curate dal segretario generale della SPI CGIL di Parma, Paolo Bertoletti, mentre presiederà l'incontro il coordinatore SPI CGIL zona Valtaro Valceno, Fabrizio Buono. Ovviamente tutti gli interessati sono attesi. Mercoledì è tempo di Ausle in forma, come tutte le settimane dunque si è tenuto un convegno, un seminario per meglio dire, presso Palazzo Tardiani a Borgo Taro giorni fa, dove al centro del dibattito c'erano i giovani e sicuramente anche le sfide che i giovani devono affrontare al giorno d'oggi con davvero tantissime incognite per il futuro. Accogliere le sfide e costruire le soluzioni è stato il tema del seminario organizzato a Palazzo Tardiani a Borgo Taro dall'azienda USL Dipartimento Salute Mentale del distretto sanitario Valli Taro e Ceno. Si è trattato di una giornata formativa dove si sono affrontati con i diversi relatori presenti alcuni temi legati alla prevenzione nell'area adolescenziale. L'obiettivo di questa giornata specifica è quella di approfondire i fattori psicosociali che possono influire sulla costruzione dell'identità nell'adolescente. Tutti concordi nel riconoscere che oggi gli adolescenti sono chiamati ad affrontare nuove e molteplici sfide, una delle quali sicuramente è legata al mondo di Internet. Che offre oggi agli adolescenti l'opportunità di sperimentare nuovi percorsi per il sé, ma anche di costruirne di nuovi, di alternativi. Nonostante ovviamente i rischi a cui sia i sociologi che gli psicologi mettono in guardia. L'altro contesto e l'altra sfida, l'altro orizzonte a cui gli adolescenti così possono ancorarsi nel processo di costruzione dell'identità è quello dell'identità culturale in un'epoca oggi caratterizzata sempre più dalla multiculturalità. Possiamo chiederci che cosa significa costruire l'identità culturale in una società multiculturale. Ecco, quello che gli studi oggi ci dicono è che è sempre possibile costruire identità ibride, ovvero identità dove vengono messi insieme gli aspetti più prettamente locali con i valori veicolati dalla società della globalizzazione. Gli studi dicono anche che costruire identità ibride garantisce benessere e adattamento psicosociale degli adolescenti. I nostri studi sugli adolescenti immigrati hanno messo in evidenza come gli adolescenti immigrati nei nostri territori siano effettivamente in grado di mettere insieme la propria cultura di origine con la cultura che li ospita. E questo costituisce quindi un elemento importante per la loro crescita e per la loro integrazione all'interno delle nostre società. A cui tuttavia non favorito tuttavia da quelli che sono gli atteggiamenti della cultura ospitante, ancora oggi e ancora oggi anche per gli adolescenti, caratterizzati prevalentemente da un sentimento di non conoscenza e a volte unito anche a pregiudizi e a forme di discriminazione. Le parole chiave emerse da questo incontro sono state crisi, incertezza, adolescenza, social skill, società liquida e prevenzione, dove di fronte all'incertezza degli orizzonti contemporanei è indispensabile dotarsi di mappe di navigazione e di un'attrezzatura che si poggiano sulle capacità riflessive di leggere il mondo e di interpretare il senso di ciò che accade. La direzione generale dell'azienda USL di Parma informa i cittadini che in occasione dello sciopero indetto dall'organizzazione sindacale NURSIND nella giornata del prossimo 3 di novembre si potrebbero verificare disagi nella consueta attività. Nello scusarsi l'azienda comunque rassicura perché verranno garantiti tutti i servizi sanitari urgenti. Ed è tutto per questa settimana con Ausle Informa.
All'interno della manifestazione culturale Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole promossa dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dei Beni Culturali, l'Istituto di Istruzione Superiore Zappafermi di Borgotaro presenta libri in cammino per chi ama leggere, per chi è curioso, per chi vuole avvicinarsi alla lettura e per chi già i libri li divora e ancora per chi è in vena di cultura e per chi si diletta a passeggiare, per sensibilizzare ed arricchire, per proporre e incuriosire. L'appuntamento è domani, giovedì, dalle 10 alle 12 per le vie del paese. Si tratta di una iniziativa culturale con la distribuzione di libri e testi letterari.